Clamoroso il Chelsea, pronto alla maxi offerta per Lukaku. Di che cosa si tratta, Federico? Allora, sappiamo che il Chelsea vuole un attaccante, questo ormai è risaputo. Tuchel ha chiesto una punta come regalo per aver vinto la Champions League, anche perché Timo Werner non ha convinto e quindi il tecnico del Chelsea vorrebbe un numero 9 di peso, un numero 9 diverso. La prima scelta del Chelsea è Haaland, però il Borussia Dortmund sta facendo muro, tanto da aver chiesto al Chelsea 170 milioni di euro, altrimenti per il Borussia Haaland è incedibile. Ecco perché sta tornando nel Chelsea l'idea del piano B. Il piano B si chiama Romelu Lukaku, tra l'altro giocatore che è già stato al Chelsea, perché è proprio da lì che è partita la sua carriera. Due volte, se non sbaglio, Lukaku è stato al Chelsea. Roman Abramovic sa però che l'Inter cede Lukaku solo di fronte a un'offerta clamorosa, totalmente fuori mercato. Non siamo ai 170 milioni chiesti per Haaland, perché Lukaku non ha, insomma, ha più anni di Haaland, però sicuramente per meno di 120, qualcuno dice addirittura 140 milioni, non se ne parla neanche. Ora bisogna capire fino a che punto è disposto a spingersi Roman Abramovic. Il Chelsea è un club che ha potenzialità economiche infinite, però sarà disposto ad arrivare a tentare fino a questo punto l'Inter? Lukaku, dal suo punto di vista, ha sempre fatto sapere che lui all'Inter sta benissimo e che non vuole andare via. È chiaro che certe offerte possono anche far cambiare idea. Vediamo come si evolve la situazione, però questo Chelsea che cerca una punta è sicuramente pericoloso. Sì, perché poi c'è il discorso Haaland, da capire come si integrano le due cose. Beh, io credo che davvero i tifosi dell'Inter facciano l'assalto alla sede se vendi Lukaku quest'anno. Sì, io sono abbastanza sereno, devo dire. Primo perché so benissimo che Lukaku vuole rimanere all'Inter, è felice all'Inter, al di là dei soldi, dell'ingaggio e tutto. È chiaro che se arriva al Chelsea e ti dice io sono pronto a offrirti 16 milioni di euro l'anno, allora vabbè, capisco l'affetto e tutto, però poi magari le carte in tavola cambiano, però ad oggi sono molto sereno, lui è contento all'Inter, vuole rimanere all'Inter, in questo momento è anche il simbolo, no? Un po' certo, dello scudetto, dei tifosi dell'Inter che gli vogliono bene, eccetera, e la società non lo vende, non lo vuole vendere, è un asset troppo importante. Poi sai, se effettivamente il Chelsea si presenta in sede con un fax, un PEC o quello che vuoi da 140 milioni di euro, e a quel punto secondo me i ragionamenti 140 mi sembrano quelli sono, anche perché se tu vendi Lukaku, metti che vendi Lukaku a 90 o a 100, poi tu un giocatore di quel livello lo devi prendere, perché non puoi svalutare sì, la squadra sicuro. E quanto costa un giocatore di quel livello quella, e quindi cosa, che senso mi avrebbe? Mi viene in mente che non è che ce ne siano tantissimi in giro, ce ne sono tanti. Appunto. C'è Bernardeschi, io lo offro a tutti. No, ma non avrebbe senso, capito? Perché il problema dell'Inter è che facciamo un discorso allora più ampio. Facciamo il discorso che l'Inter, che Okatri ha prestato i soldi e che Zhang entro 3 anni questi soldi su Ningli deve ridare. Se no, l'Inter passa. Okay. L'Inter deve rimanere competitiva, certo, deve qualificarsi alla Champions. Non è che adesso può vendere tutti quelli che gli passano per strada quando arriva una buona offerta. Quindi è chiaro che hai tutto l'interesse per tenere Lukaku, per continuare a essere a rimanere ad alto livello, non puoi venderlo. Se lo vendi a 100 devi comprarti un attaccante di grande livello. E quanto costa? 80? E che cosa ci hai guadagnato? Sì, sai qual è il problema, Filippo? È che lì dipende molto anche dal giocatore, perché come tu hai detto giustamente, se al calciatore offrono il doppio dello stipendio che prende adesso e lui vuole andare, che chiaramente non lo certo, vendi a 60, però se ti portano 100 milioni e lui vuole andare, io credo che tu non possa non vendere. Certo, però tu dovresti pensare al Chelsea, che deve offrire il doppio di quello che prende Lukaku. No, adesso, no, per carità. Che l'anno prossimo avrà 28 anni, non è Haaland che ne ha 22. Io non discuto questo. Tu all'inizio del tuo discorso hai detto io sono tranquillo perché il giocatore sta bene all'Inter, sta bene. No, ma tutto un prezzo, stare bene, stare tutto anche un prezzo. Donnarumma era no, così, però, stava scusa, bene a Milano. No, però tu non puoi prendere solo una parte di quello che ho detto. Ma ho detto sono tranquillo perché sta bene. Poi è chiaro, ho detto l'ho detto, sì. Non mi ascolti, è un problema tuo. Io ho detto, se poi il Chelsea arriva
e offre 14 milioni all'anno a Lukaku, le carte in tavola cambiano. Certo. E questo l'ho detto all'inizio del mio discorso. Se tu ometti una parte del mio discorso, non è colpa mia. Però, Paolo, dicevi? Dico che la guerra si fanno, tutte le guerre, anche del calciomercato, si fanno con i soldi. Ed è chiaro che vicino a un'offerta di 100 milioni non c'è dubbio che Lukaku andrebbe sicuramente al Chelsea, perché l'Inter saggiamente lo venderebbe in quel momento. A 100 non credo. Io penso di sì, no, a 100. Io credo comunque proprio al di là di questo il discorso di Filippo è condivisibile. Ovviamente resterebbe all'Inter, molto ovviamente resterà all'Inter, secondo me, salvo provocazioni e intese con il calciatore. Quando dicevo che il denaro fa la guerra, devo dire che effettivamente vicino a un'offerta, come abbiamo visto, proprio ho detto alla francese, perché abbiamo visto col Paris Saint-Germain per Donnarumma, Lukaku certamente in fiammingo andrebbe correndo ovviamente al Chelsea, alla Premier. Io sono convinto di questo. A stipendio raddoppiato, non so qual è lo stipendio attuale di Lukaku. 7 milioni. A 15 milioni o a 12 milioni, perché sarebbero giustificati proporzionalmente ai 100 dell'operazione di vendita, secondo me potrebbe farlo. E aggiungiamo il fatto che Lukaku è venuto a Milano all'Inter perché lo voleva Antonio Conte. Conte non c'è più. Sì, nel frattempo sono passati 2 anni, nel frattempo lui ha giocato nell'Inter, nel frattempo lui ha vinto un campionato, nel frattempo però, i tifosi lo hanno amato, lui ha messo lui cambia un po' di roba. Lui stia molto volentieri all'Inter, non c'è dubbio. Però, come dice giustamente Paolo, i soldi sono soldi, cioè non è che se ti danno 5 milioni in più all'anno... Però contate anche gli ottimi rapporti che l'Inter ha con Pastorello, che è il procuratore di Lukaku, con cui stanno facendo anche adesso altri tipi di affari con altri giocatori, con altri trasferimenti. Contate anche quello, c'è anche quello da dire. Chiaro che se dovesse arrivare al Chelsea e offrirne 12, l'Inter dovrebbe mettere mano al contratto, magari non arriverebbe a 12, ma allungherebbe il contratto, alzerebbe lo stipendio, un modo lo trovi. Anche perché non credo che il Chelsea possa arrivare e dire ti offro 15, non esageriamo, non credo. Claudio, come vedi questa situazione? Potrebbe prevalere più il dio denaro, potrebbe prevalere, non so, magari la volontà stessa del giocatore di volersi rimettere in gioco e provare a vincere anche con un altro allenatore? Guarda, a parte rarissime eccezioni, Donnarumma è l'ultima, in genere quando le due parti sono contente il trasferimento si fa. Io mi ricordo l'anno di Pogba stava benissimo alla Juve, ma adesso a distanza di anni starebbe ancora benissimo alla Juve, e lo dimostra tutte le volte che vince, che fa i video e le vacanze con Dybala e con tutti gli altri della Juve. Però di fatto in quell'anno lì lui aveva lo stipendio più che raddoppiato, alla Juve arrivavano più di 100 milioni e lui se n'è andato al Manchester, che non faceva neanche la Champions, tra l'altro. Sì, beh, è chiaro, vanno tenute in considerazione anche queste cose. Sicuramente è una situazione da tenere sotto controllo, perché effettivamente il Chelsea cerca un centravanti. Lo sai perché il Chelsea fa paura? Perché ha tanti soldi, ne ha spesi tantissimi l'anno scorso, e un club che oggi pensa di arrivare a Haaland vuol dire che non si mette limiti, perché Haaland oggi è il calciatore più caro che c'è nel mondo, perché è anche più caro paradossalmente di Mbappé, perché Mbappé ha il contratto di scadenza del 2022. Una domanda, Stefano, scusa, visto che abbiamo fatto il discorso dell'ingaggio di Lukaku, Haaland quanto prende adesso al Borussia di Dortmund? No, è una cifra abbordabile. E secondo te il Chelsea, se davvero vuole Haaland e non gli offre i 15 che offrirebbe a Lukaku, però... e manderebbe Haaland e Raiola a discutere col Borussia Dortmund, non sarebbero più 170 milioni di euro da spendere, sarebbero di meno. C'è una quindi differenza. Stiamo facendo dei discorsi su Lukaku che non abbiniamo a Haaland. Perché il Chelsea ha già mollato Haaland? C'è un discorso diverso su Haaland. Haaland dall'anno prossimo Haaland avrà una clausola rescissoria da 75 milioni, per cui il Borussia Dortmund, se non lo vende quest'anno, sa già che andrà via l'anno prossimo e incasserà 75 milioni. Cavolo. E Haaland sa già che tra un anno potrà andare via guadagnando i soldi che deve guadagnare. La questione di Lukaku è che ha un'altra età, non ha clausola rescissoria, non ha contratto di scadenza. No, però scusa, il Borussia Dortmund allora è un discorso, se gli offrono 120 milioni al Borussia Dortmund ne guadagna 50 rispetto all'anno prossimo, non accetta. Al momento mi sembrano discorsi fuori logica. Al momento non ha accettato. Ho capito, ma scusa, se io so che è una clausola rescissoria, l'anno prossimo me lo prendono a 75, quest'anno mi offrono 120 e io non glielo do.
Al momento non ha accettato. Ragazzi, dobbiamo parlare di Inter, del discorso di Lukaku, ma anche di Bellerin, che dovrebbe essere lui il designato futuro post Hakimi, e diamo un'occhiata anche alla formazione dell'Inter di Simone Inzaghi, tra poco. Eccoci che allora di nuovo insieme. Allora, a che punto siamo con l'affare Bellerin, Federico? Allora, siamo a buon punto tra Inter e calciatore, siamo invece lontani tra l'Inter e l'Arsenal, quindi possiamo dire insomma una via di mezzo, nel senso che il primo passo, trovare un accordo con Bellerin, è stato fatto, il giocatore ha accettato di trasferirsi all'Inter, percepire uno stipendio più basso rispetto a quello che prende a Londra, dove il suo ingaggio si aggira attorno ai 5.700.000 euro, quindi quasi 6 milioni, all'Inter invece ne percepirebbe 3,5 più bonus, però avrebbe un contratto molto più lungo, quindi in qualche modo anche a lui questa operazione conviene. Il problema però è tra Inter e Arsenal, perché l'Arsenal cede Bellerin soltanto a titolo definitivo. All'Arsenal va anche bene la formula del prestito, però vuole l'obbligo di riscatto, mentre l'Inter al momento non va oltre la richiesta di prestito con diritto di riscatto, e quindi possiamo dire che al momento siamo lontani. Poi c'è la volontà del giocatore, e questa nelle trattative è sempre una cosa fondamentale, direi, perché se non c'è quella la trattativa non comincia neanche, però non si può dire che siamo vicini alla chiusura, ancora bisogna trattare. Diamo un'occhiata anche alla nuova formazione dell'Inter, Fede? Sì, vediamo allora la nuova formazione con i nuovi acquisti, il nuovo acquisto in per questo momento in verde, che è Hakan Çalhanoğlu. Tra l'altro Marotta oggi ai calendari ha parlato anche di lui, dicendo non si è trattato di uno sgarbo al Milan, si è trattato di un'opportunità di mercato, l'abbiamo colta, sì, certo. E magari un domani sarà il Milan a prendere un nostro giocatore in scadenza. Gli altri sono tutti nomi in giallo, sono gli obiettivi di mercato, quindi sulla destra Bellerin primo nome, dovesse saltare resta caldissima la candidatura di Dumfries, che però insomma convince meno per tutta una serie di motivi. In attacco c'è sempre l'idea di provare un colpo su un attaccante giovane come Raspadori, però io credo che sia molto difficile quest'anno, a meno che non parta Lautaro Martinez, ma sì, se non dovesse partire Lautaro e a maggior ragione Lukaku, allora è un'operazione al momento troppo onerosa per l'Inter. Con il Sassuolo che lo vorrebbe tenere per un altro anno, per farlo crescere, per fargli fare un altro anno di esperienza in Serie A, magari da titolare, questa volta magari invertendo le gerarchie con Ciccio Caputo in quel di Sassuolo. È chiaro che l'attenzione in questo momento credo sia sulla fascia di destra, no Filippo? Perché devi cercare il prossimo Hakimi. Beh, assolutamente sì. Bellerin a me piace, è un giocatore che ha avuto un problema fisico grosso, non quest'anno, mi pare due anni fa. Forse, sì. Però abbiamo visto anche da queste immagini, è un giocatore molto veloce, molto tecnico, è bravo. È chiaro che stiamo parlando però di un profilo molto diverso rispetto alle caratteristiche di Hakimi. Certo. Hakimi è più Dumfries, no? È un giocatore magari meno tecnico, però più esplosivo, dritto per dritto. Bellerin è forse uno che potrebbe partecipare di più a una manovra corale, a tecnicamente più forte. Sarebbe un modo di interpretare il ruolo diverso rispetto a Hakimi o a Dumfries. Però è un giocatore che a me sinceramente piace, sapendo che comunque sostituire Hakimi è proibitivo. Vabbè, effettivamente non è cosa da poco. Chiunque venga non è Hakimi. Poi a Milano starebbe benissimo, perché ho visto che lui fa il modello per Vuitton, quindi nella città della moda sarebbe pennello. Bellerin? Sì. Però a me non convince, onestamente. A me sembra un giocatore, a parte che è sempre stato impiegato con discontinuità, ha avuto problemi fisici, mi sembra, per me non è un giocatore affidabilissimo. Io francamente mi sembra un calciatore normale. È del 95, mi pare. 95. Del 95, quindi a 26. 26. Marzo. Per me è un po' un rischio. Poi per carità, tu hai Darmian, che è un'alternativa solida, affidabile, perché sai che c'è, sai che gioca sempre da 6 più, mai magari da 8, quasi mai, ma anche mai da 4 e mezzo.
E quindi quei calciatori anche nelle grandi squadre sono molto utili. Però io francamente Bellerin, non so. Avresti dei dubbi. Paolo, ci sono tanti tifosi milanisti che dicono, e poi vi renderete conto anche che Çalhanoğlu forse non è stato questo gran Ma colpo. io non era una battuta, lo dicevo davvero che nel momento in cui l'Inter si è indebolita con la perdita di Conte, si è indebolita anche con l'acquisto di Çalhanoğlu. Però l'Inter ha effettivamente delle sinergie perché la squadra che aveva. Allora, cioè, diciamo, finanziariamente parlando, è stato un gran colpo quello dell'Inter aver preso Senz'altro, ho fatto Çalhanoğlu, eh? un'operazione, infatti non gli si può contestare assolutamente nulla, però Çalhanoğlu l'abbiamo conosciuto in 4 anni al Milan, ha fatto 6 mesi di spolvero eccezionale, tutto il resto è stato mediocre Scusa, assolutamente. ma nei 3 anni prima dove lui ha fatto fatica, perché quest'anno ne ho sempre sentito parlare bene, era titolare fisso di Sì, una squadra che sarà tolto alla imbattuta per un fine. anno, quindi credo che qualcosa abbia portato Comunque, alla squadra visto che era vedrai titolare anche la. fisso. Però gli altri 3 anni dove lui giustamente dite è stato in ombra, gli altri che arrivavano settimi invece facevano No, grandi ma non è il campionati. discorso, io Cioè lo sto stesso parlando di che sì, Çalhanoğlu. mi pare sia esploso No, assolutamente no, l'ultimo anno. Çalhanoğlu è un buon giocatore, senz'altro, però è molto lunatico e soprattutto alterna prestazioni di basso livello a prestazioni sufficienti, diciamo, di per Ah, sé. mai di alto Comunque, livello. cioè, secondo me l'Inter con Çalhanoğlu ha fatto un'operazione che doveva fare in quel momento dopo la disgrazia di Eriksen, non poteva non farla, ha fatto bene a farla, ma ne vedrà le conseguenze perché non sarà senz'altro un giocatore eccezionale. Ma secondo te il Milan riuscirà a sostituirlo con un giocatore migliore di Çalhanoğlu? Se prende Sabitzer dell'Ipsia, sì. Poi ne parliamo del Milan, tanto Costa tanti soldi, sarà Sabitzer. l'argomento con il quale riprenderemo dopo la pubblicità. Claudio, però ti chiedo, quanti punti ha perso l'Inter con Antonio Conte? Senza Antonio Conte, anzi. Ma guarda, io continuo a sentire questa favola di quanti punti prendi o quanti punti perdi. Se non hai giocatori, i punti non li prendi e non li perdi. Perché nel primo anno dove Hakimi non c'era, lo scudetto non l'hai vinto e dalle coppe sei uscito in malo modo. Cioè, non è quello il discorso. Conte alla Juventus, quando aveva un certo tipo di giocatori, ha vinto. Quando in Europa ha dovuto affrontarla con un certo tipo di giocatori, non è andato lontano. Poi, indubbiamente, lui è più che un buon allenatore, un ottimo allenatore, soprattutto dal punto di vista della ricostruzione, della spremitura degli agrumi. Però, dopo 2 anni, devi cambiare. Quindi, insomma, No, poi secondo me, sai non ha perso niente dopo 2 anni. cos'è, Zu, anche da considerare che probabilmente tu hai guadagnato tanti punti quando lui è arrivato e ha tirato su una squadra vincente, l'ha fatta arrivare a vincere. Però adesso è anche vero che i giocatori che ci sono adesso non sono quelli che Conte ha preso 2 anni fa, sono Certo. giocatori cresciuti che adesso hanno una mentalità vincente, alcuni hanno vinto anche l'Europeo con la Nazionale e la Coppa America Lautaro con l'Argentina, hanno una mentalità Sì, però propria adesso. Filippo, quando non c'era Conte, Lukaku non ce l'avevi, Hakimi non ce l'avevi. No, appunto Dagli a dico. Spalletti, Hakimi e Lukaku, poi magari ne riparliamo. No, è vero, però è anche vero che avevi De Vrij, avevi Skriniar, Bastoni non era nessuno prima di Conte, Barella è stato plasmato da Era giovane. Conte, Brozovic ha alzato il livello, Perisic era improponibile e Tant'è vero che l'avevi spedito al Bayern, ben contento. con Conte è Lo so, diventato Filippo, però Perisic. quando Conte arriva alla Juventus e la Juventus prende Vidal, Vidal fenomeno. Quando Conte arriva da te e prende Vidal, Vidal flop, Beh, ho no? Quindi vedi capito, sono che passati 10 anni non dipende e dall'allenatore. no, vabbè, dai, non è Appunto, paragonabile. Però io credo che adesso questi non. giocatori, anche senza Conte, abbiano una preparazione propria e un'autostima propria, arrivata con la vittoria e le vittorie per alcuni, che probabilmente, non dico che non avevano più bisogno di Conte, ma possono fare a meno di Conte. Comunque in panchina c'è un allenatore che sa il fatto suo. Certo, Magari non è Conte, anzi sicuramente. però Però sono sa grandi qualcosa. giocatori Mi questi, sembrate un Filippo. po' i milanisti No. come con Donnarumma, ma però nelle uscite non è bravo. Adesso Conte, che era il vostro top No, player, io non ho detto, non è no, più scusa, non ho detto l'allenatore questo, ma non che. ho detto questo. Ma Ho sai, come detto cosa, no? io non ho detto di Conte, non ho sminuito Conte, ho detto anzi, ho detto che Conte ha costruito la mentalità di questa squadra che ha vinto e i giocatori Però che hai lui ha detto preso che 2 anni fa. praticamente ha fatto il suo tempo, adesso i Non ho giocatori detto che ha possono fatto, andare no, avanti da non ho soli. detto che ha fatto il suo tempo. Ho detto che siccome è andato via, c'è da dire che i giocatori che ha preso Conte 2 anni fa sono giocatori che in 2 anni con Conte sono Hanno cresciuti reso il grazie a Conte. 100%.
adesso quindi vediamo. Ad oggi magari la mentalità che Conte ha costruito questi giocatori se la sono tenuta lo stesso, non penso che la debbano, la perdano per forza perché no, non c'è Conte. Questo detto, ma ho detto anche che Simone Inzaghi non è Conte. Cioè, ascoltami quando parlo, un però, perché se è come Conte, cioè, mi spiace, non c'è nessuno. Io e Claudio lo conosciamo troppo bene, un motivatore come lui non ce n'è. E io ho detto il contrario. Dobbiamo prendere atto però che l'Inter bene, aggiungiamo che dopo due anni è meglio che va. Stefano? Sì. No, ma dobbiamo prendere anche atto che l'Inter nei due anni di Conte ha preso dei calciatori fenomenali che prima non c'erano, perché non c'era Hakimi, anzi Conte ha fatto comprare Lazzaro che ora stanno cercando di sbolognare al Benfica, Conte lo ha fatto comprare, non c'era Lukaku, non c'era Barella, non è che stiamo parlando di giocatori normali, stiamo parlando certo, di grandi campioni che hanno fatto la differenza. Io credo che alla fine, non mi ricordo chi lo diceva prima, i calciatori contino più degli allenatori, rimango ma convinto di questo. Ma quei calciatori lì, se non c'era Conte, venivano? Uno come Lukaku veniva all'Inter se non c'era Conte? Io non lo so, io so che Lukaku allo United praticamente non giocava più e che l'Inter l'ha pagato 70 milioni di euro, cioè non è che l'ha pagato 7 milioni, l'ha pagato 70 milioni, prima della pandemia, cioè l'ha pagato no? come un campione vero, ho capito, ma l'ha pagato come un campione, gli dà 7 milioni di euro netti e mezzo all'anno. Cioè non stiamo parlando di uno che è stato trovato per strada e dice scusa puoi venire a giocare e Conte l'ha trasformato in un fenomeno. Stiamo parlando ragazzi, di quando la Juventus ha giocato in Champions contro il Manchester di Mourinho, Sanchez e Lukaku erano in panchina. E non solo, certo. E alla luce e in tutto questo l'Inter ha fatto due figure in Champions pazzesche con Conte, perché questo poi è stato tutto cancellato dalla vittoria dello Scudetto, però anche quelle vanno messe in conto. Io credo che oggettivamente l'Inter avesse l'anno scorso una grandissima squadra, quest'anno probabilmente ce l'avrà un po' inferiore, ma Conte non ha vinto lo scudetto come lui ama far credere, perché amava farlo credere anche alla Juve, amava farlo credere anche al Chelsea. Non è che ha vinto lo scudetto con una squadra trovata per strada e messa insieme in 5 minuti, ha vinto lo scudetto con una grande squadra.